abbiamo messo in campo un progetto, abbiamo messo in campo una candidatura, piuttosto autorevole la mia, perché sono sindaco di un'importante città della nostra regione, una delle più importanti città della nostra regione, bella, bandiera blu, la città dei murales, dell'Accademia del Peperoncino, quindi una porta della Calabria verso l'Occidente, quindi mi pare che la nostra è una candidatura prestigiosa, inoltre anche un parlamentare, chi più di un sindaco che un trade union tra i territori e lo Stato centrale può proporsi ad essere presidente della Giunta regionale in Calabria. Quindi noi abbiamo messo in campo un progetto riformista, democratico, che mette in campo alcune proposte. Abbiamo nei giorni scorsi lanciato un'idea, una tra tutte, le 1000 borse di studio per i giovani delle nostre università, per evitare che non ci siano mai più serene che debbano lasciare la nostra regione per non ritornare mai più, ma nessuno ci ha risposto. Il metodo De Luca per riempire le piante organiche dei comuni che non hanno dipendenti, non hanno uffici tecnici, non hanno uffici finanziari, così come ha fatto De Luca. De Luca ha messo in campo con i fondi europei 10.000 assunzioni, abbiamo proposto la stessa cosa, ma nessuno ci ha ancora risposto. Ne ho citate due per dimostrare che noi mettiamo in campo progetti e programmi e non chiacchiere, insomma. Quindi il resto è una bella commedia pirandelliana, se c'è un erede di Pirandello potrà scriverla. Io ieri ho parlato di uno, nessuno e 100.000, non lo so, insomma, come poterla intitolare. È uno psicodramma, il PD e il Movimento 5 Stelle nella selva oscura delle montagne calabresi si sono persi e non ritornano più. Ecco, questo potrebbe essere il soggetto da mettere in campo. Io, quando sono diventato nel 2007 sindaco, ho ereditato il più bello affaccio di Diamante con una casa in costruzione nel 2007. Il mio primo atto da sindaco è stato demolire, sottoscrivere un'ordinanza di demolizione per ridare ai cittadini quell'affaccio che non c'era più. Ci ho messo 5 anni e la mia città ha di nuovo quell'affaccio. Beh, quindi io credo che noi sindaci calabresi abbiamo un modello da proporre, lo abbiamo non solo sull'aspetto del coraggio di mettere in campo azioni forti. Il mio comune nel 2007 era un comune quasi al dissesto, nel 2011 ho avuto il premio per essere uno dei comuni più virtuosi d'Italia. Quindi cosa ci propone De Magistris? I parcheggiatori abusivi, i quartieri nelle mani della camorra, cosa ci propone De Magistris? Qual è il modello che porta nella nostra regione? Quindi non mi pare che possa essere un modello e un progetto che si contrappone a quello dell'onorevole Occhiuto. Noi invece abbiamo in campo un progetto e siamo qui per portarlo avanti.